progetto di un giardino è sempre condizionato dalle caratteristiche del luogo in cui si trova. Per questo, se ben progettati, non possono esistere due giardini uguali. Un esempio in tal senso è costituito da questo progetto per una casa di villeggiatura sulla costa toscana. In questo caso due elementi apparentemente secondari hanno invece influenzato tutto il progetto del giardino. Il primo è la posizione dell'ingresso nella proprietà, che è molto distante dalla casa. Il secondo è il particolare andamento del terreno, che oltre ad essere rivolto verso il mare, si abbassa al centro per rialzarsi sui lati. Quindi per prima cosa siamo andati a tracciare il percorso del viale carrabile che dal cancello d'ingresso conduce all'abitazione. Questo ha poi determinato tutta la struttura del giardino. È chiaro quindi come sia importantissimo andare ad affrontare il progetto del giardino nelle primissime fasi per evitare che elementi come la percorribilità, i viali, le aree parcheggio vengano già definite andando incontro poi a degli errori. Trattandosi di un giardino che ha vissuto prevalentemente in estate, per quanto riguarda gli elementi vegetali abbiamo utilizzato piante che danno il meglio di sé proprio in questo periodo. Essendo poi una casa di vacanza, il giardino ha un carattere molto naturale e rilassato. Abbiamo adottato un approccio più formale, più ordinato nell'area dell'abitazione e della piscina che sono maggiormente vissute. Man mano che ci si allontana da questa zona, il giardino diviene sempre più naturale fino ad assumere un aspetto abbastanza selvaggio all'estremità della proprietà. Qui, anche per ragioni di spazio, vista l'estensione considerevole della tenuta, abbiamo introdotto del prato fiorito. È un prato che richiede scarsissima manutenzione e che dà il meglio di sé proprio nel periodo estivo. Quindi, durante l'estate, nelle giornate di relax vissute in piscina, la committenza avrà la possibilità di ammirare lo spettacolo del mare e il prato fiorito che, come un quadro multicolore, allieta le giornate trascorse in relax durante le vacanze.